Molte persone mi hanno chiesto perché un pensionato, maestro del lavoro, a un certo punto della sua esistenza comincia ad appassionarsi della storia cittadina e diventare divulgatore nelle scuole, nella società civile, divulgatore della storia della città. E io questa cosa era un dono probabilmente che io non riconoscevo. La mia voglia di impegnarmi in questa attività sociale è dovuta a una sola persona, ed è Matteo Marzano. Lui una volta mi chiamò e mi disse: io ti seguo quello che scrivi sui social, ma tu sei proprio bravo, sai delle notizie che nessuno, io non trovo da nessuna parte, nessuno me le dice, solo ti leggo volentieri, ma io ho voglia di fare una manifestazione, tu devi venire a parlare. Al che io gli dissi: io a parlare non sono capace, io mi vergogno. Io non ho questa cosa, io ho fatto tutt'altro nella mia vita. No, tu devi venire, tu sei eccezionale, tu sei. E mi coinvolse in una manifestazione che si chiamava Salerno si racconta. E in quel momento, da quel momento, ho capito che effettivamente qualche cosina la sapevo ricordare. E poi mi è venuta la passione di approfondire, soprattutto il tramandato orale, se c'erano fondamenti, appigli storici di quei racconti o erano fatti inventati. Per cui dopo di quelle manifestazioni abbiamo anche con i maestri del lavoro messo in campo diverse altre manifestazioni, anche qualche libro, insomma, sempre legato dal tramandato orale alla ricerca storica, alla pubblicazione più o meno di qualche piccolo volumetto, sempre incentrato sulla storia di Salerno. E queste cose sono state abbastanza gratificanti. Oggi Matteo ci guarda da lassù, mi è sembrato doveroso ricordare questo particolare, perché anche da qua dobbiamo ancora dire grazie, tanti di noi, a Matteo Marzano.